Avvocato Ricchio, quali sono gli effetti della giurisprudenza della Corte EDU nell'ordinamento italiano? Sicuramente è un'efficacia estremamente vincolante, dal momento che la legislazione nazionale non può più essere concepita in modo avulso dalle fonti sovranazionali e di conseguenza dall'interpretazione resa dagli organi giurisdizionali istituiti ad hoc. Il mio intervento è volto proprio ad approfondire l'evoluzione giurisprudenziale che ha portato a riconoscere questa efficacia vincolante e in particolar modo mi sono soffermata sull'analisi del principio di legalità ai sensi dell'articolo 7 della CEDU in relazione poi al nostro articolo 25 della Costituzione e alle pronunce della Corte di Strasburgo con specifico riferimento alla nozione di sanzione penale. Proprio in relazione infatti a tale nozione si sono registrate numerose pronunce che poi hanno sanzionato l'Italia per aver inflitto sanzioni che anche se formalmente venivano qualificate come amministrative poi di fatto si possono essere qualificate e sono state peraltro riconosciute dalla Corte come intrinsecamente penali, con la conseguenza che devono essere soggette ai principi previsti per le sanzioni penali.